Per quello che riguarda un contributo che la Previdenza potrebbe dare all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese, direi che è su due filoni: quello tradizionale del private equity, sul quale diciamo, c'è più ampia cultura, e quello nuovo del private debt, cioè dell'investimento in fondi specializzati nella selezione di titoli, mini bond cosiddetti, di debito emessi da piccole e medie imprese, mini bond e cambiali finanziari. Perché occorrono degli investitori istituzionali, dei veicoli specializzati, e perché e questi veicoli sono comunque delle società che hanno esperienza di private equity? Beh, perché il mini bond della piccola e media impresa è comunque un oggetto difficile da valutare per gli investitori istituzionali che non hanno team, esperienze e non è la loro attività industriale. Quindi occorrono degli investitori specializzati, e il private equity ha un approccio molto simile a quello del private debt, in quanto fare finanziamento a una piccola e media impresa è sconsigliabile farlo sulla base di statistiche, di rating, di modalità di scoring. La cosa migliore è un'analisi di tipo artigianale, come si fa nel private equity, e una composizione dell'intervento sui bisogni dell'azienda. Quindi è un lavoro altamente specialistico. Ecco, i fondi di private debt sono una novità, e gli investitori istituzionali si stanno avvicinando con accortezza, giustamente, però anche con interesse. Questo è un primo tema. Allora, tema del territorio, infrastrutture immobiliare. Allora, è un tema molto complicato, perché le risorse su questi settori sono diventate negli ultimi 20 anni sempre più scarse. Il più grande investitore in infrastrutture del paese, lo Stato, non esiste più, nemmeno la pubblica amministrazione locale. Ormai la spesa corrente assorbe sostanzialmente quasi tutta la spesa della pubblica amministrazione. E purtroppo il cortismo finanziario ha un pochino colpito tutte le categorie di investitori, pensiamo alle assicurazioni, un po' per motivi regolamentari, un po' anche la crisi ha favorito una diffidenza verso impieghi liquidi. Quindi il tema del territorio è un tema molto sentito, perché da questo dipende molto, diciamo, dello sviluppo del paese. Oggi con accortezza ci sono degli esperimenti, uno di questi è Arpinge. Arpinge è una società per azioni lanciata da tre casse di previdenza, quelle che rappresentano le professioni del territorio: architetti, ingegneri, periti industriali e geometri, ed è un esperimento, devo dire, che risponde alle migliori best practice in termini di organizzazione, governance, procedure e trasparenza, ma, e questa è la cosa importante, parte dal principio che guida l'industria e che quindi bisogna approcciare un progetto con rigore finanziario ma con flessibilità. Ecco, come coniugare investitori come Arpinge, che danno all'industria la priorità e quindi possono fare equity di maggioranza, di minoranza, persino compatibilmente con la riserva bancaria, posizioni di debito. Come coniugare questi nuovi protagonisti con le regole e le normative esistenti? Questa è una bella sfida. Una sfida aiutata, molto supportata, dal recepimento della direttiva europea che introduce le società di investimento e dal libro verde dell'Europa per favorire gli investimenti privati nel medio-lungo periodo attraverso una serie di incentivi fiscali e quant'altro. Ecco, queste sono quindi due frontiere importanti per la Previdenza, per poter dare un contributo, conservando le proprie cautele, allo sviluppo del territorio, intendendosi appunto infrastrutture e immobiliare.